Questo è un villaggio piccolo, molti sono stati abbandonati di questa zona. L'Ottocento è stato un periodo di forte emigrazione. I villaggi più piccoli è possibile che abbiano sofferto di più rispetto a quelli più grandi. Poi è stato utilizzato ancora a metà del Novecento per l'agricoltura, la vigna, e poi completamente abbandonato e ci sono cresciute le piante. So we are in Gesh. Gesh is dialect, actually it's Gesio in Italian, but we like that name and so we keep it. So questo villaggio era completamente avvolto dalla foresta. You know, when the nature start to reappropriate of the place is a completely different energy, but so I saw the potential of the place and I like it so much. Mi sento più come un pioniere forse piuttosto che una persona che doveva far rinascere un luogo, però questa era l'energia giusta per iniziare a lavorare. This is the piazza, would be the piazza of the village. Okay. So this is the old oven. Yeah, it's just a ruin. That house is, questa è completamente rifatta, era tutta crollata. Abbiamo spostato tutte le pietre qua prima e poi l'abbiamo ricostruita. E adesso il prossimo passaggio sarà mettere il tetto di questa casa. E quest'altro edificio stiamo acquistandolo per poterlo risistemare. Questa qua era la colonna che faceva parte della casa medievale che finiva qua e quindi il tetto usciva. Poi nel 700 è stata aggiunta questa parte. 1708 e poi è stata abbandonata. Questa la chiamano ancora qui, la tradizione orale la chiama la casa del prete, the priest house. We don't know why. Maybe there was a priest who lived here. For sure is a quite rich house because there's some details I want to show you. There's outside there's this plaster that is so smooth. Molto liscio e ben lavorato. Vedi, aveva anche queste decorazioni, quindi questa era tutta intonacata, aveva queste decorazioni d'angolo. Quindi questo è un dettaglio che fa capire che era molto ricco, ma soprattutto se guardi all'interno si riconosce la presenza di una volta a crociera sia al piano terra che al secondo piano, si vedono gli attacchi delle volte a crociera. E anche all'interno si vede quella presenza di questo intonaco a marmorino molto molto liscio e pregiato. Quindi è plausibile che fosse un edificio più ricco di altri. E ci crescevano le piante, un ciliegio così, quindi queste adesso sono state tagliate e abbiamo iniziato a scavare, a ripulire tutto il materiale da dentro. E poi... There was a tree growing. Yeah, eccolo là, tagliato 2 anni fa. So we know that there were this part of the valley è stata già usata, è già stata frequentata in epoca appunto preromana, Celtic. Però il grosso della testimonianza dell'eredità che abbiamo è di origine medievale. Allora, questa è
casa Alfio, è la casa dove con Paola e da 6 mesi anche Emil. This is the patio. So it's a temporary one, actually. It's not finished yet, the houses, but we are thinking about this part of the house. We want to build a new block by stones. But for the moment, it's livable and it's nice, and we can have a life here. Inside. È difficile anche per me ricordare com'era quando siamo arrivati, però non c'era questa porta. E c'era solo questa apertura e qui non c'era il pavimento e qui non c'era il soffitto. C'erano alcune travi, questa trave c'era, però non c'erano queste tavole, alcune sì, e queste travi le ho sostituite, essere riutilizzate. C'era il tetto ancora, era l'unico edificio che aveva ancora il tetto, però lo abbiamo sistemato perché stava per crollare. Però all'interno era tutto vuoto, non c'era without plaster, non c'erano i solai, some beams, some other were was rotten. Okay. And then we started inside. Abbiamo iniziato i lavori circa 7-8 anni fa. Per noi è stato anche un esperimento interessante nel capire quanto erano realmente i costi di recupero di un edificio, perché volevamo dimostrare a persone come noi che in altri casi acquistano magari un appartamento nella cittadina vicina, che invece si poteva fare una cosa di questo tipo e che non aveva grandi costi. E in effetti la sfida penso che sia stata, abbia avuto un risultato, perché con sole 25.000 euro noi siamo riusciti a trasformare questo edificio. This is a new things. If we switch on, this is make light, that is. So you didn't have electricity for the first year. Yeah. What did you use? Disaster, because there was a small panel on the top of the roof, but it was good only for one light. And then Paola was with the computer out in the field with the stick to get connection to send in an email. And I was from here to the other village. Fortunately, there was electricity point in the other village, it's 200 meters. There was a fridge there, so in the morning I was there to take things to have a breakfast. So bathroom is semplice, molto semplice il design. And the material of the waterproofing and all that? Like, yeah, the idea at the beginning was Tadelak, okay, from Morocco. But at the end was just lime and stucco, I don't know in English. Yeah. And then at the end it was just a paint with a waterproof. The floor too is a concrete and then waterproof. So you didn't have water at first? No. One of the first work we done was a dig from the other village to here. We put the pipes for water and then this other huge pipe to bring electricity. But actually we didn't take it, the electricity line, at the beginning. We just use it later. And that is very interesting, because I think that it, sometimes it's very ugly to have this electrical line in the middle of ancient villages. Tutte le murature erano senza intonaco, without plaster, and so. E abbiamo realizzato questo intonaco a seguire il muro, quindi non abbiamo voluto mantenere le linee morbide dell'intonaco perché sono più calde, interessanti, e anche si utilizza meno materiale per fare questa cosa qua, quindi un risparmio alla fine, e ci dà meno tensione il fatto di avere il muro tutto dritto. Did you need any permits, or did you have to have an architect, Paola being an architect? Yeah, she did a project, a drawing, and then at the municipality we
we sell it, all the stuff, and then you got it permits. Yeah. And okay, so it still works like a regular village. Yeah, exactly. We can go up if you want. Maybe there's. E l'idea era quella di dare questa forma per questo tipo di scala leggera e che potesse salire verso il piano senza un corpo troppo pesante. Questa era una parete che divideva la stanza in due parti e quindi alla fine abbiamo deciso di lasciarla, è un elemento architettonico. E il soffitto qui non c'era, c'erano le travi perché erano quelle del tetto, però anche le tavole del soffitto sono state recuperate e erano quasi, stavano per essere bruciate, quindi le abbiamo recuperate per il soffitto. C'è un isolamento termico sopra questo e poi sopra c'è il tetto. What did you use? Fibra di legno, wood fiber. In passato si stava molto fuori e quindi non era così necessario isolare o chiudere la casa. È una caratteristica più moderna. You know, it's not trying too hard just to feel old or antique. It's light and fresh, but it's still preserves the old. This is what we try to do. We like simple and not too much complicated. Do you think other people could copy this? Yeah, of course. If you are able to move hands and if you wanna learn and try. Quindi sì, stiamo parlando di architettura, ma stiamo parlando anche di questa enorme eredità storica che a un certo punto nel Novecento si è interrotta e noi cerchiamo di ritrovare il nostro posto in questo processo. Did you have experience in stone, in pietra? Actually no, I just started to work by myself with the local artisan. I easily realized that it fit good for me to bring stone and put it on the wall and build it. So you're alone here. I mean, there's no neighbors. No, right? No. Animals everywhere. Would you mind having neighbors? Is that the idea? Yeah, there's a couple of houses there. Una è stata già acquistata e l'altra è in fase di acquisizione. E qui il villaggio sono 8 edifici, c'è una parte, altri 4 edifici che sono invece di proprietà privata e che stiamo iniziando adesso un percorso di recupero e un'altra parte associativa pubblica del villaggio e quindi dove quando col tempo avremo un'infrastruttura potremo organizzare tutte quelle attività legate alla pietra. Sin dall'inizio abbiamo avuto quest'idea di coinvolgere studenti universitari di tutto il mondo nel recupero degli edifici. So now we call it the Village Laboratory. So the idea is to have a place to work with students and to learn about traditional techniques in building by stones. So this part of the village belongs to the Canova Association and for example this project is exactly what we are doing with students. So we made a form, we carved the stones. Carved the stones? Yeah, these ones are new. Wow. We worked is a 10 days work. The problem is that there's anybody who really knows how to start to carve. So noi dobbiamo imparare mentre facciamo qualcosa e andare a cercare di recuperare delle informazioni che sono perse. E allora questa è l'occasione per chiedere alle persone, agli anziani, farci aiutare in una cosa e allo stesso tempo cercare di ottenere un risultato e attraverso questo imparare. And is there much in books or in, you know? That's interesting because, for example, we built a vault and there were anyone who really
knows how to build it. And in un documento, in un libro dell'Ottocento abbiamo trovato alcune informazioni che sono state molto utili per poterla costruire. E gli studenti qui d'estate mangiano una cucina molto, così ancora, aperto, però si può sopravvivere e anche questo fa parte dell'esperienza. So you're not worried about finishing everything right away? No, non c'è fretta. La cosa che ci interessa qui non è arrivare a finire tutto subito, ma è il percorso. Noi dobbiamo camminare in questo percorso con lentezza e arrivare ad avere dei risultati che ci piacciono, ci interessano e imparare da questo. Questi anche sono degli spazi provvisori che utilizziamo d'estate con gli studenti, dove si può mangiare all'aperto, dove si può fare festa anche, perché gioia la festa per l'inno a questi luoghi, a queste pietre. Questo è un anfiteatro, maybe it's too much amphitheater, but we did it with a group of Canadian, and during the summer we got maybe concerts on theater. So here it was more or less collapsed, everything. And this one, it was one of the first field schools here. And then we started to build the vault here inside. Yeah, 1 year was the door, the other year was the vault, and the next year was the oven for the bread and pizza and so. Noi diciamo che il forno è il cuore del villaggio. Allora questo villaggio ha iniziato veramente a rivivere quando abbiamo messo un forno all'interno, no? E poi alcune case, quelle più ricche, avevano anche il loro forno all'interno. The richest houses had. Una delle curiosità, ci sono tanti aspetti tecnici che devono essere studiati. Abbiamo finito di costruire la volta, abbiamo messo la chiave per chiudere la volta. Dobbiamo subito far togliere la centina o dobbiamo aspettare? In passato gli antichi, non avendo a disposizione viti meccaniche o cose di questo tipo, utilizzavano dei sacchetti di sabbia al di sotto dei puntelli dell'armatura, della centina, e una volta chiusa la volta toglievano il legaccio, scioglievano, la sabbia usciva, e questo faceva sì che la centina si rilassasse, si abbassasse, tutta la calce iniziasse a lavorare tra una pietra e l'altra. E però rimaneva in sicurezza, perché comunque la forma rimaneva all'interno della centina. All this is gneiss, is a metamorphic stone. That means that inside we got some minerals. So this is the reason we have stone roofs, because it split easily in different layers. In particolare questa zona ha avuto un deposito glaciale durante l'ultima glaciazione abbastanza importante. Poi i colori sono diversi perché diverse sono le concentrazioni di minerali al suo interno. The material here for the mortar, for the... Yeah. Usiamo calce, però stiamo sperimentando, mescolati con la canapa, with hemp. Or is one working better or different circumstances? Stiamo lavorando con il Politecnico di Torino, dove alcuni studenti sono venuti a casa nostra e hanno messo all'interno e all'esterno degli edifici dei termoflussimetri a contatto. Sono delle apparecchiature che servono a capire realmente quanto calore passa dall'interno all'esterno. So was the village abandoned and was owned by no one before? Was it still owned? No, there's a problem, because it was abandoned in maybe 19th centuries. Here is the huge problem, because when you want to start to buy, you have to discover the actual owners, and then you have to find it, solve a lot of problem and pay a lot of money at least. So it's your responsibility to find the owner? Yeah. Which can be difficult. Sì.
Sì, perché ci sono tanti problemi, a volte sono persi nell'Ottocento, a volte ci sono degli errori, a volte in America, a volte qui, ma ci sono le famiglie che litigano, c'è un po' di tutto. Le date sono più o meno sempre del 1500, a partire dal 1500 in avanti. Just abbiamo magari delle attività di degli spettacoli teatrali a volte facciamo qua, ma anche questa dovrà essere in futuro una casa privata. Però la base di partenza è sempre quella di capire il valore dell'edificio e di riuscire ad adattare le proprie esigenze a quello che c'è. Queste sono le pietre che riutilizzeremo per costruire il tetto di quella casa dell'associazione. Queste sono state smontate da un edificio che hanno distrutto e noi le abbiamo recuperate e le abbiamo portate qua con l'idea di portarle su nel tetto e ricostruire il tetto. A lot of work. Sì, yeah. Sì, yeah. Sì. And that is good because nowadays everyone told me that there's no work everywhere. And this is not true because every morning when I wake up, I look outside and there's a lot of work. Questi sono travi che hanno 500 anni. Sometimes the problem is that no one pay me for that work, but it doesn't matter. We are not talking about money here. Questo anche era tutto crollato, questa muratura qua. Abbiamo ricostruito il portale con un gruppo di studenti, abbiamo messo questo architrave. Right now is storage. All'inizio erano qua crollati, però quando crollano c'è anche la terra, sono sporchi, allora prima li abbiamo presi e li abbiamo portati fuori, poi da fuori qui abbiamo pulito, li abbiamo riportati dentro, adesso sono più facili da prendere e da usare nella costruzione perché sono puliti e sono organizzati. Ci sono quelle pietre d'angolo, un angolo a 90 gradi e possono servire per i cantonali. Qui ci sono le pietre più grosse e più squadrate. E queste altre sono pietre che vengono utilizzate così nella costruzione del muro. I remember talking to somebody who said it can be more expensive to build a house that from a ruin. Yeah, in some way it is because you have to clean and costruire con la pietra una muratura, le murature qui sono spesse 60 cm e quindi le pietre vanno da una parte all'altra, però abbiamo una faccia interna, una faccia esterna e un riempimento nel mezzo. Costruire un metro quadro di questa muratura fatto fare da un artigiano può avere il costo medio di 500 euro al metro quadrato, quindi è costoso. Però è anche vero che il materiale è già qua e quindi puoi spendere di più per costruire una muratura di questo tipo e risparmiare su altre cose volendo. Questo è un rudere, ma quando parti da un edificio che ha già il tetto invece tutto cambia, perché allora, come nel mio caso, dovevo solo risistemare l'interno. We threw it away, this one. We found it close to the river. And we bring it when we put it double glasses, and then that's it, it works. And then maybe it's not the perfect one with the closes and then everything, but it's good, you can reuse it. This is concrete, this is by brick, and then we cover it with cement. And also this is cement with a waterproof system on top. In the past they used lime. We believe that we can use also modern solution. Also here we reuse some old pieces of wood. You know, this part was covered and then dove c'era il sole sono più scure, dove erano più coperte erano più chiare, e così crea un disegno che è interessante, ma fa parte della storia della cosa, no? And for heating? Only the stove, yeah. Just the stove? Yeah, yeah. And that's enough? Yeah, that's enough. It's not so big. Yeah. There's vegetables, tomatoes from the garden, and cavolo and zucca from the garden. The last melanzane. Mostly vegetable, wow. Yeah. So you grow a lot of your own food? Mostly. And down there, there's my garden where I put it tomatoes and everything else. So, I mean, this feels
Kind of idyllic. Are you very far from work, from a town, for shopping, groceries? Yes, seems to be, but really it's not, because in few minutes we are at the car, and in 10 minutes we are in Domodossola. We are working around, and so this is the perfect situation for us, because we are completely outside of the world, and we are near to everything else, and work, and other stuff. You guys think you can eat some of these? Yeah. We got some friends, they maybe spent 300,000 per comprare un appartamento a Domodossola, e va bene, funziona, non è, ci sono diverse soluzioni per la vita. Però puoi fare anche, puoi usare un qualcosa che già c'è, ci sono tantissime case o villaggi come questo che possono essere recuperati, e per noi avrebbe molto senso stimolare un processo di questo tipo. Questa casa ha 500 anni e sono successe tante cose, no? E lo senti un po' forse la storia, no? Di questi muri, di questi dettagli, delle travi, delle... delle persone che ci hanno vissuto e ci hanno lavorato, no? We believe that we're just a guest in the house when you are talking about historical houses. We are doing something that is for us, for our life, but then it will be for someone else's life in the future. We like to think that it be a part of the history. It's not only 20 years houses, then you have to remove at the end. You know, this is different areas in Europe where I studied historical building. He divided Europe in this area where historical villages are mainly made by stones, then this other part that is mainly made by wood. This is in Oslo, is a few minutes from here. Could be here. Yeah. Now this one is completely destroyed, because sometimes it just the building falling down, but here they decided to take down the village because they need a new. What are your thoughts when you see a place that's been lost? Sometimes in history we need to lost something, but if you are not able to understand the value of a place, and if you are not able to understand that someone built up this kind of building with a lot of work, and I'm quite sad if you destroy the village like this because you are not understanding. It's not about losing something, it's about throwing something away in this case. Sicuramente cadranno un sacco di villaggi e si perderanno un sacco di cose, è normale, però bisogna, anche qui nella valle dobbiamo tutti cercare di apprezzare di più questa eredità, che può essere anche un'opportunità. Per noi questa è una storia che continua, è andata avanti per tanti secoli, e ci piace l'idea che possa continuare in quella linea lì. Qui deve avere questa storia, in altri posti può avere altre storie, però per noi questo è importante.